Cara Silvia, quanto mi accingo a scriverti non è un atto formale. Anche tu, come me, hai perso con mio padre una parte importante della nostra vita. Possiamo quindi solo capirci e sentirci e sostenerci a vicenda. Questa era la lettera, che una letterina che mi scrisse il dottor Ferdinando Ceretti alla morte del padre, che era il mio titolare, il mio grandissimo maestro non solo di fotografia ma anche di vita. E quindi l'ho conservata, perché questa risale al 1976 e quindi sono passati un po' di anni. Sono entrata in studio come apprendista fotografa, ma più che fotografa, ritoccatrice, cosa di cui io non sapevo neanche il significato della parola, assolutamente, per una ragazzina che è dovuta andare a lavorare presto, perché gli anni non erano facili, mio padre era un profugo oltretutto, quindi beata l'ora che si andava a lavorare. Quindi sono entrata in questo studio e ho trovato persone che avevano come minimo 20 anni più di me, quindi ero un po' spaventata da tutto questo ambiente così vecchio, a mio parere. E mi ricordo che mi hanno dato un piccolo angolino in questo laboratorio e mi hanno detto: beh Silvia, qua ci sono matite, pennelli e tante fotografie scarte, con dei grandi buchi. E io ho detto: cosa sono sti buchi? Ed erano delle macchie bianche su uno sfondo grigio o su uno sfondo nero. E mi ha detto: tu adesso intingerai con la tua saliva, con questo pennellino sottilissimo, la china nera, e con tanti piccoli puntini devi riempire quel buco fino a farlo scomparire, cioè non si doveva più riconoscere dove era il danno. Al che io, a forza di leccare, ho fatto il buco sulla fotografia, naturalmente. E questo è andato avanti per tantissimo tempo. Al punto che mi ero piuttosto scoraggiata, perché ho detto: bah, io evidentemente non sono fatta per questo, no? Però l'atmosfera che c'era in questo studio di fotografia era straordinaria. A parte la titolare, che era una signora molto bella, molto truccata, con strani capelli e con un bocchino e sigaretta. Quindi io ero affascinata un pochino anche dal teatro e quindi in un certo senso mi sentivo un po' in scena in questo luogo, no? E quindi, beh, insomma, a forza di far buchi, a un certo punto ho detto: beh, forse non sarai per questo, proviamo qualcos'altro. E quindi sono entrata in camera oscura e lì c'era un signore che aveva esattamente 20 anni più di me, piuttosto geloso del suo lavoro e quindi non insegnava molto volentieri. Perché diceva: bah, io imparo per chi? Per i padroni, perché poi tu sarai una in più per i padroni, no? Aveva forse un'idea un po' più socialista del lavoro. E quindi, insomma, ho fatto questo, diciamo, questo giro in camera oscura, poi dalla camera oscura ho cominciato a vedere la sala di posa, dove il grande capo bastava che facesse un cenno e gli altri miei colleghi sapevano già cosa lui voleva. E quindi quando sono arrivata là mi ricordo che lui mi ha detto: tu devi rubare con gli occhi quello che sto facendo, perché altrimenti non imparerai mai. Marcello. Serena. Mi chiamo Nicolai. Roberto. Jacob. Mi chiamo Alan. Francesca. Emanuela. Ciao. Elena. Ecco, già partiamo con le domande difficili. E beh, sono una ragazza e sono una ragazza come tante, studente, ex studentessa oramai, e a cui piace fare fotografia.
Beh, diciamo che chi ha la risposta è una persona fortunata. Sono... Non è facile. Non lo so. Sono una ragazza di 28 anni. Sono... Io. I'm just me. Yeah. Con questo. Destro. Ecco, l'unico che vede è il sinistro, perché dall'altro sono ambliope, per cui non ci vedo. Non ho la scelta. Allora, doveva essere il sinistro. Il destro non ci vedo. Quindi. Con che occhio? Un occhio curioso, credo. Mi piace... Destra. Il sinistro. Semplicemente a livello fisiologico, l'occhio dominante è il destro. Ah, con che occhio fotografo? Con il destro. Ah, ok. pensavo con che tipo di occhi. Vabbè. Credo col sinistro. Col destro. No, pensavo fosse una domanda così. Sinistro. Prego. Destro sinistro. Modo per guardare le cose in maniera diversa, per guardarle in maniera più profonda, secondo me. Penso che sia un buon modo per far resistere nel tempo le cose più di quanto effettivamente resistano nella realtà. È un modo per documentare momenti che uno ritiene importante. È un mezzo per investigare il mondo e scoprire qualcosa di se stessi. La fotografia per me è un modo di vedere il mondo, è proprio una visione un po', diciamo, diversa di viverlo, osservarlo soprattutto. Secondo me la fotografia è una forma d'arte, ormai risaputa questa faccenda. La ritengo una tra le più interessanti, mi ci sono avvicinato sostanzialmente perché non so dipingere. È un modo di esprimere se stessi, di guardare il mondo, il famoso occhio del fotografo. La fotografia è imparata da autodidatta. Ho provato a fotografare studiando grafica a Lubiana. Da sola, nel senso provando, qualche consiglio poi me l'ha dato anche mio papà, qualche cosa l'ho letta su qualche libro qui e là, però più che altro non sono una persona che legge proprio i manuali, le cose, sta lì, più che altro prendo le cose e inizio ad utilizzarle finché non mi viene un risultato accettabile. Fotografando, e in realtà non ho ancora imparato, in realtà sto imparando molto continuamente, ogni volta io la fotografia, come tutte le cose della mia vita, imparo molto dagli altri. E perché anche mio papà fotografava ogni tanto, infatti io le prime foto le ho fatte con la sua analogica. Risultati pessimi, però insomma. Ho imparato a fotografare perché un giorno ho deciso che andavo e mi compravo una macchina fotografica, quindi a caso per i primi mesi. Poi dopo mi hanno regalato un corso di fotografia e da lì ho deciso che studiare probabilmente avrebbe fatto la differenza. Ma sostanzialmente diciamo che forse i miei studi mi hanno un po' aiutato, perché da una parte sono ottico e dopo mi sono anche preso un'inutile laurea in cinema al DAMS, per cui insomma sono abbastanza portato verso la visione. Con una Canon digitale, cioè scusami, analogica di mio padre. La E1. Ho imparato a fotografare da sola, il secondo anno di università, perché avevo abbastanza tempo e quindi ho cominciato a girare con una compatta in giro per Trieste e ho cominciato a scoprire la città e anche appassionarmi di fotografia. Ho seguito un corso, però quando ero piccola lo seguivo, avevamo una camera oscura in bagno e lui era molto appassionato e lo aiutavo nel fissaggio e nello sviluppo. E ho imparato. Ci sono voluti 7 anni di apprendistato, perché prima eri sempre l'apprendista. In questi anni
ne ho fatta tanta di esperienza sotto tutti i punti di vista e poi finalmente sono entrata in sala di posa. Ho cominciato a lavorare con le lastre, a vedere cosa succedeva dietro alla macchina fotografica. Mi sono divertita tantissimo perché certe volte arrivavano dei personaggi che erano veramente delle macchiette e quindi oltre alla fotografia ci si divertiva proprio a guardare il comportamento delle persone. E ho notato che le lampade, le luci, creavano sempre un grande disagio alle persone. Oggi è diverso perché con il flash quasi non se ne accorgono. Nel mentre una volta, quando si scolpiva, diciamo così, la faccia del personaggio, la luce ti metteva immediatamente in evidenza difetti, rughe, occhi storti, denti storti e cose del genere. Quindi lo si doveva fare con una certa gentilezza e forse anche senza che lo sentissero tanto il movimento delle lampade, della luce, degli spot, di tutte queste cose qua. E lì ho imparato ad avere un rapporto umano con le persone. Non erano soltanto dei clienti, ma erano persone che si svelavano, no? Se posso usare questa parola, di fronte a tutto questa luminosità. E lì si vedeva sempre un po' la timidezza, l'abbassare la testa, il tirar giù la frangia, e quindi si scopriva un po' anche il temperamento. Sì, la cosa più bella che ho imparato con la fotografia è prendersi tempo per uscire, osservare in silenzio, veramente liberare la mente e solo guardare, apprendere ciò che ti circonda. Fare foto per portrait? Sì. Credo le persone. Mi ha fatto conoscere un sacco di persone e mi ha fatto anche osservarle in maniera diversa dal solito. Ho imparato che mi piace vedere il mondo a colori. Tante volte è proprio difficile fare la foto come vuoi tu ed è proprio frustrante, ecco. A osservare. Insieme alla geologia è stato sicuramente questo, osservare tutto, cioè il mondo in generale. Per cui comunque tendenzialmente secondo me la fotografia abitua ad osservare invece che vedere, insomma. Osservare di più, imparare ad osservare veramente le persone, quello che ti succede attorno, perché alla fine ho notato che si guarda molto ma si osserva veramente poco. Meno io. The most beautiful things I ever seen, I think just now. Sì, una sottilissima forma di violenza, che però poi non fa male, nel senso che poi una persona... Anzi, di solito penso che quando i ritratti sono fatti bene, le persone dicono ma sono venuto malissimo in questa foto, perché proprio mostrano una cosa che magari loro non vogliono vedere. Come vede il fotografo una persona? Forse ci sono dei modi di enfatizzare certi aspetti di una persona, oppure anche scattarla a random e vedere a caso cosa viene fuori, come si comporta la persona davanti a te. Un ritratto è quando riesci a fotografare o comunque immortalare la personalità di una persona, però attraverso il tuo punto di vista, senza perderti quello che quella persona è realmente. Descrivere quello che hai di fronte, secondo il tuo giudizio, secondo quello che credi sia l'esterno, ma è un modo di ritrarre, appunto, quello che è esterno a te. Un ritratto è fermare un istante, congelare un istante nel tempo con tutto quello che c'è
con quello che puoi esprimere da un punto di vista emotivo. Quando io faccio una foto per un agente, che lei o lui, non lo so, un agente che cosa storia, cosa emozione, cosa dentro. Un ritratto, cercare di immortalare secondo me la persona in un determinato momento, cercando di suscitare neanche le sue emozioni, ma suscitare emozioni nel fruitore finale, cioè l'osservatore. È quello che siamo in quel momento, in quel preciso istante. What is for me? I don't know how to explain. Beh, io credo che per noi, o forse per me, il ritratto era scoprire quello che c'era dentro nella persona e che usciva nello sguardo soprattutto, no? Cioè, il ritratto dovrebbe essere riportare quell'individuo, quella persona, la sua personalità. È inutile far sorridere uno che non ha nessuna voglia di ridere e che poi nel sorriso forse non ti dice niente, ma in uno sguardo triste forse potrebbe dirti molte cose di più. Quindi il ritratto è riportare alla luce quello che c'è dentro, forse, almeno per me. Sono indeciso tra il timbro clone e il pennello, perché... Timbro clone? Beh, quello che uso di più è il timbro clone. Sì. Sì, però cioè, non so usare Photoshop, quindi ho un altro programmino. Photoshop no, anche perché costa e ho un programma free. Io per lavoro sì, tantissime, anche creando situazioni assurde o perlomeno non reali. Ciao, sono Emanuela, è da una settimana che non ritocco foto. Ha voglia, tantissimo, sono nata con quello, sì, con Photoshop. Because it's... it can hide the reality of the picture, the person of the pictures or of the building. So yeah, whatever you want, you can choose the Photoshop and you can edit the picture. No, ma in realtà per pigrizia e incapacità. E anche le curve di livello aiutano. Mi piace ritoccarle perché in fondo fare foto in un modo o nell'altro, che sia analogico o digitale, aiuta, è uno strumento che serve per migliorare magari quello che non riesce a... È un modo pratico e molto utile per rendere al meglio quello che fai. Ho ritoccato delle foto, ma non ne vale la pena. Sì, ritocco poco però. Uno, perché mi annoia molto. Due, perché secondo me non è che barare, ma... Insomma, non è proprio corretto, insomma, come ritocchini sulle donne. Ho avuto varie fotoconcorsi con delle modelle, là ci sono stato più di 2 ore per ritoccare, il giorno non vale la pena. Ma non mi piace molto ritoccare le fotografie, cerco di fare solo dei piccoli miglioramenti, ma non mi piace stravolgere le foto. Cambiare un po', sì, ma no Photoshop per cambiare tutto la... foto. Beh, il fotoritocco poteva avere 2 funzioni, cioè poteva abbellire, poteva ringiovanire, ma facendolo sempre con molta intelligenza, e poteva anche far sentire una persona più felice. A me è capitato una ragazza, posso dirvi questo, con gli occhiali da sole. Allora entro in studio e mi dice: io dovrei fare delle fotografie per dei documenti. Va bene, allora io le faccio accomodare nella sala di posa, c'era il solito specchio e tutte le cose. La lascio lì una decina di minuti e rientro, e questa ha sempre gli occhiali da sole. E io dico: bene signorina, si accomodi, sempre questo. Dico: signorina, scusi, può togliere gli occhiali, perché io non posso farle una fotografia per una carta d'identità con gli occhiali, perché io ne rispondo davanti a una questura, quindi lei deve dimostrare di essere questa. E no, ma io gli occhiali non li tolgo. Allora l'ho fatta scendere di nuovo da questo seggiolino che avevamo e le ho detto: beh, guardi, parliamone un pochino, io ho capito che ci doveva essere qualcosa.
Siamo uscite nella stanzetta vicina, un piccolo salottino, e ho chiesto, beh, cosa fa nella vita, quanti anni ha? E questa ragazza mi ha raccontato che studiava, così. E poi ho detto, guardi signorino, io sono una donna come lei, ho il naso brutto. Cercherei sempre di mettermi in modo che questo mio naso non apparisse molto. Però io so che il mio naso può venire leggermente modificato, quindi mi fido di chi sta dall'altra parte. Quindi se lei si fida, si tolga gli occhiali. Ha tolto gli occhiali e aveva un occhio completamente rovinato. Un occhio che sembrava avesse una specie di pellicola bianca davanti all'iride. E lì ho capito. E sì, mi dice, vede, ho avuto un incidente, questo occhio. Era una bellissima ragazza, oltretutto. E in quel momento ho capito, cioè mi sono messa anche nei suoi panni, ho detto, come riuscirò io a metterlo in modo che il documento sia valido e che riusciamo un pochino a togliere questo disagio. Insomma, in poche parole, mettendolo in una certa posizione, illuminando il viso, un piccolo punto di ritocco nella luce dell'occhio, e siamo riuscite. Quando è venuta a ritirare questa ragazza, era felice di questa fotografia, perché c'era il difetto, ma era talmente piccolo, quasi invisibile, che in quel momento per una tessera le ho dato un po' di felicità, no? E quindi credo che questo il rapporto fiduciario che ci doveva essere tra chi faceva la fotografia e chi era fotografato, per me è stato fondamentale sempre, specialmente quando c'erano dei difetti fisici brutti, insomma, ecco. Un'oretta, due massimo, proprio per ricavare bene i dettagli, le luci, i colori, come voglio io, come la vedo io, sono anche 10 minuti, anche meno. Qualche volta tanto, qualche volta poco, dipende dalla situazione, però in genere mi piace riflettere molto prima sul soggetto, fermarmi sulla composizione, non so, dal momento che trovo il soggetto, veramente ci giro intorno, calcolo bene i tempi. Dipende. Allora, beh, se devo fare dei ritratti, ci ho provato con i miei familiari un'eternità, perché poi non sono brava con i tempi, sto ancora imparando e vengono sempre esattamente nell'espressione dopo che volevo prendere io. Magari per i paesaggi è un po' più facile, però non mi piace tantissimo fotografare. Allora, alle volte è istantaneo, di solito è istantaneo. Vedo e scatto, ma è una cosa che è venuta fuori col tempo. Prima ci mettevo tanto, adesso vedo, cioè osservo, la vedo e scatto. Adesso però. Più di una settimana. Per una fotografia, cioè per una, ecco, questo ingrandimento, il ritocco del negativo, la stampa, i provini, la scelta, il ritocco sul positivo, perché poi se i trattini fatti a matita erano un po' troppo pesanti, con un altro pennello si riempivano i puntini, si sfumava, si davano. Insomma, è difficile un po' a spiegarsi, bisogna farlo, ma ormai la mia vista non me lo permetterebbe più. Dipende, perché se anche pochi secondi, perché se sono in giro e vedo qualcosa che mi piace, mi emoziona, anche pochissimo tempo. Io sono una, non penso, sto imparando a pensare un po' di più, però di solito, calcolando anche il tempo che magari ci ragiono, massimo un'ora, non di più, sennò pochi minuti quando vado in giro. Se trovo un soggetto interessante, anche subito, e se no sto là a guardarmi un po' di punti di vista, ma non credo, insomma, più di 10 minuti. Avendo il computer, no, questo io che non uso e non so neanche usare, cioè è facile, però togli quel fascino che aveva il ritocco, no? Perché alle volte una ruga in un viso di una donna può essere molto affascinante, che non queste facce totalmente prive di espressione come ne vedo tante oggi. E poi è come se le avessero fermate nel tempo, no?
E invece io credo che le rughe sul viso di una persona segnino le tappe della vita, no? Cioè un viso segnato, non dico in maniere travolgenti, però un viso segnato a carattere, no? Nel mentre oggi i visi non hanno più carattere, sono tutte delle bellissime bambole con occhi senza un pochino di borsettina sotto quando si ride, che poi è naturalissimo, no? Puoi avere il viso più splendido del mondo, ma quando ridi questi segni arrivano. Quindi puoi alleggerirli in fotografia un pochino, ma se tu li togli tutti hai cambiato completamente l'espressione. Quindi sono tutte uguali. Serve assolutamente, perché come ogni forma d'arte serve a far capire magari qualcosa che tu vedi e che forse gli altri non vedono, o anche solo a far esternare le tue emozioni. Far vedere delle cose a cui tu magari metti, su cui tu ti focalizzi, e far passare dei messaggi soprattutto. E molto spesso credo che questa parte di tutta l'arte in genere sia sottovalutata, perché magari dubito che tutte le persone che vedono una foto dicano che è una foto interessante, è una foto bella, perché effettivamente hanno capito il senso che quella foto ha. Beh, serve molto a manipolare, appunto, a dare un visual, dare un carattere alle persone, agli eventi. La fotografia oggi a comunicare, come ogni strumento d'arte, sicuramente a comunicare. È molto intuitivo come mezzo e secondo me sì, quello in primis. Secondo me oggi la fotografia impegnata serve ancora a quello che è sempre servito nel corso della sua storia, solo che adesso secondo me si è aggiunta un sacco di monnezza, nel senso c'è foto fatte completamente a caso che vengono bene perché i sensori elaborano tutto correttamente, ma poi dietro quelle foto non c'è niente e dopo ce ne sono troppe. Cioè io sono uno che non ha neanche Facebook, ma non perché sono sociale, ho un sacco di amici, mi bastano quelli che vedo difatti. Però secondo me si fanno troppe foto adesso. Serve per far riflettere anche le persone, secondo me. Le buone fotografie fanno riflettere e mandano un messaggio. Sulla lastra, c'era la lastra, dalla parte dell'emulsione si passava con un piccolo pezzettino di stoffa morbidissima, che di solito era un vecchio fazzoletto da uomo, molto consumato, molto morbido quindi. Si bagnava con la matoleina, questa forse il nome francese si pronuncerà in un altro modo, ma io l'ho imparato così e continuo a dirlo così. Si bagnava questo fazzolettino, si facevano dei segni circolari sulla parte emulsionata della lastra, in maniera tale però che non si vedesse dove c'erano i cerchi, perché altrimenti quando si metteva in stampa si potevano vedere. Si lasciava che questo si asciugasse, e poi con una matita, e molte volte anche con dei pennelli e con delle, noi chiamavamo rosso di coccinella, c'era una polverina rossa che si diluiva nell'acqua e con un pennellino si ammorbidivano certi tratti che poi in fotografia avrebbero potuto essere molto scuri, oppure se volevi sfumare, no? Le fotografie dei bambini di una volta, quelle che erano tutte bianche e sembrava uscissero da non si sa dove, no? E quindi poi con una matita, con una punta sottilissima che noi creavamo la punta facendola passare dentro a una carta di vetro sottilissima, creavamo questa punta impercettibile di matita e nei punti che sulla lastra apparivano bianchi, quindi sarebbero stati neri, piano piano, con gesti molto sottili, leggermente, perché poi quando stampavi, se il ritocco era fatto male, tu lo vedevi, no? E quindi alleggerivi questa parte scura. Ma la prima che mi viene in mente è una che ho fatto sul Molo Audace, appunto, quando ho cominciato a far foto, ed era la fotografia di una bambina che saltella sul Molo Audace, vestita tipo da carnevale, una foto che ho fatto in bianco e nero, e mi piace perché
è una bambina che si vede che è felice, che è spensierata e quella adesso, in questo momento mi viene in mente quella. Sì, una la salva, forse una delle mie prime foto che ho fatto ancora quella compatta che era nel 2009, uno dei miei primi viaggi in Finlandia ed è uno dei monumenti di Sibelius che ho fatto dal basso verso l'alto con la luce, i giochi di chiaroscuro e luci, quello mi un contrasto forte, quello mi è piaciuto tantissimo. Forse una delle foto che ho preso in riferimento per come ero e come sono diventato adesso, in tutti questi anni nel campo della fotografia, quanto sono migliorato, sì, penso che la salverò proprio quella. Ora come ora salverei il ritratto del mio cane. Sì. Perché ultimamente lo vedo che si sta facendo anziano, ogni volta che lo guardo mi viene un po'... è una presenza costante, mi ha seguito in tutte le peregrinazioni da una parte all'altra del mio lavoro da 12 anni e mezzo, insomma, quindi è l'unico che mi abbia sopportato per così tanto tempo. No, forse salverei una foto che mi ha fatto mio padre col primo cane che avevamo da piccolo. Perché... Boh, intanto mi ero affezionato al cane. If I did delete everything, all the photo, so maybe the one picture lived, that was just me. No, perché era un cane santo, gli facevo di tutto, era un pastore belga, mi pare. Andavo lì, gli aprivo le fauci, non so, avrò avuto un anno. Sto cane da santissimo si lasciava fare tutto. Intanto per questo lo salverei, perché è un bel ricordo di infanzia. Poi perché è mio padre che mi ha introdotto alla fotografia. Infatti mi ha lasciato tutte le sue macchine, perché sennò lui non le utilizza, insomma. E a me piace il concetto di far rivivere oggetti che sennò sono in disuso. Non so, è veramente difficile scegliere un'unica fotografia, perché per me la fotografia è anche associata ai ricordi importanti, quindi si tratta, più che salvare una fotografia, si tratta di salvare un ricordo. Scegliere qual è l'unico ricordo da salvare è impegnativo. No, penso a quella che ho fatto a mio papà nel giardino di casa. E praticamente lo scorso weekend, o forse due weekend fa, sono tornata a casa, non ci torno tanto spesso, e noi abbiamo un grande giardino e quindi ho approfittato di fare foto all'orto di casa, ai miei che raccoglievano i pomodori, e mio padre mi stava facendo vedere un albero, penso fosse un castagno. Si dice castagno? E quindi me lo stava mostrando e io gli continuavo a fare foto e mi diceva ma dai non mi fare foto, alla fine però una foto è venuta carina, c'è questo albero enorme e poi l'ho messa in bianco e nero e lui sotto in tenuta da orto. Gli operai che lavorano sulle reti della Tour Eiffel, che è una fotografia che mi ha dato tante soddisfazioni e il modo in cui l'ho realizzata è un po' il simbolo di un po' tutto quello che è il mio modo di fare fotografia, perché stavamo camminando, li ho visti, li ho fotografati ed è durato tutto tipo 3 secondi mentre camminavo e parlavo con le mie amiche. La mia prima macchinetta digitale, che era una Minolta che peserà come un mattone, 5 megapixel, e l'ho fatta in una casa in una campagna della Romania. E con la vecchietta, le capre, il cane, eccetera, sembra proprio la Romania, cioè nel senso, è incredibile. Ho avuto fortuna perché credo che ci avevo da un mese e prima non scattavo da qualche anno. Fortuna è principiante, però era la migliore secondo me. Dove sono io da piccola con mia mamma, perché in quel momento lì siamo molto molto felici e unite. Era una bella fotografia, molto spontanea e semplice. C'era una certa sensibilità, no? Nel fare il ritocco, nel creare questi chiari scuri con pennelli e raschietti. E quindi forse c'era anche un'anima di artista e di pittore dentro quello che lo faceva. Lui particolarmente era straordinario in questo. E noi abbiamo imparato, forse mai come lui, ma insomma, eravamo abbastanza bravi, ecco.